Italia, la realtà di Livorno. Io volevo sempre chiedere che interviene e anche chi non interviene, cioè sia comunicarci quello che si fa il 10 ottobre. Ripeto che per noi la cosa importante non è che uno dice noi ci stiamo, ma io faccio una cosa. A Padova si farà un blocco degli sfratti nel comune di Amalonderno, sarà abbastanza duro probabilmente. Ci sarà un bel picchetto che farà parlare di sé. E forse qualcosa. Dunque, io chiedo scusa, ma invece io non ne parlerò perché ne parlerà Paolo, e perché siccome siamo gli unici che hanno questa cacchio di legge regionale, che a me pare un po' sottovalutata, io vorrei un attimino parlarne, quindi poi Paolo spiegherà che cosa facciamo il 10. Ci sono tante cose che volevo dire degli interventi, intanto che sono d'accordo in pieno con quello che hanno detto sia Walter che Simoni, però con, per esempio, da dove i soldi ci sono, non è che mancano. Il Comune di Livorno avrebbe un sacco di soldi a spendere, non li può spendere per via del fiscal compact. Questo è quello con cui ieri abbiamo discusso con l'assessore alla casa. Per esempio, il Comune di Livorno ne ha talmente che ha dato 500.000 euro a Casalba, anzi li darebbe per sistemare 100 case che dovrebbero essere consegnate a fine anno, ma c'è il fiscal compact che blocca, quindi forse bisogna aspettare l'anno nuovo. E questa è una calamità pazzesca, bisogna assolutamente trovare un modo di superare, perché non è vero che tutti i comuni sono a secco, non hanno soldi. Il Comune di Livorno ce l'ha, non li può spendere. Quindi ripeto, il motivo per cui cerco di intervenire sulla legge, che è una legge di requisizione, cioè io vorrei far capire che la legge regionale toscana, che tra l'altro ha costato a me, Paolo e altri compagni 2 anni e mezzo di lavoro, è una legge moderna di requisizione, non si chiama così, ma lo è, scusate, è per, sostanzialmente per gli sfratti di morosità. Li blocchi fino a un anno, perché fino a 6 mesi, prorogabili anche 6 mesi, dai un giusto indennizzo, si va di meno un giusto indennizzo, quindi calcolato secondo l'affitto concordato, ma voi ce la chiamereste. È talmente simile che la Confedilizia e tutte le associazioni proprietarie stanno facendo cose pazzesche, mai viste, mai fatte, nemmeno quando c'era commissione prefettizia. Sono ricorsi al TAR, hanno già perso, hanno fatto ricorso dappertutto, secondo me l'hanno in tasca, perché siccome è stata fatta guardando attentamente cosa c'era scritto nella sentenza della Corte Costituzionale che aveva abrogato le commissioni prefettizie ed è fatta seguendo quello che dice la sentenza, io penso che ce l'abbiano in domo, però sono inferociti, io non ho mai visto, tant'è vero che a Livorno, che non era riuscita a spendere i soldi per la prevenzione degli sfratti, che era condizioni molto migliori, fino a 9.000 euro ti pago l'affitto libero, non l'affitto, non giusto indennizzo, se sei disposto a fare un nuovo affitto sostenibile, stanno volando, ci stanno chiedendo un sacco di mettersi d'accordo, perché? Perché se passano nella commissione le condizioni sono peggiori, nel senso che pigliano non l'affitto libero che vogliono, ma un giusto indennizzo. Quindi per ora, ecco, l'effetto grosso che hanno avuto su Livorno, che anzi adesso ci mancano i soldi, nel senso che moltissimi proprietari, pur di non andare in commissione e avere le proroghe dalla commissione, chiedono di mettersi d'accordo. Cioè, mi pare che anche l'Unione Inquilina stia sottovalutando enormemente. Io non dico, non è facile ottenerla a livello regionale, però almeno che ci si provi. Cioè che si provi in tutte le regioni a avere questa cosa qui, che non è poca cosa. Ripeto, da 6 mesi, un anno tu puoi bloccare un'esecuzione. Tra l'altro, appunto, noi abbiamo fatto un regolamento, che è un regolamento abbastanza sottile, l'abbiamo cercato di far girare, perché appunto consente ai proprietari di superare questa cosa mettendosi d'accordo prima con l'inquilino e usando quindi le altre 2 leggi di finanziamento regionali, sempre per la prevenzione dello sfratto, che sono quelle che dicevo prima, prendi fino a 9.000 euro,
ti si paga il debito secondo le richieste che faceva il proprietario anche a 1000 euro al mese e in compenso, ripeto, non passi in commissione. Quindi noi abbiamo detto che autorizziamo, anzi, il comune a lavorare per mettere d'accordo il più possibile le due parti, e che se non si mettono d'accordo vorrà dire che passano in commissione, che la commissione ha la facoltà di dire non butti fuori per 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, finché ce n'è. Ora, però, Baracchini, che dunque Livorno prima, io insisto, però insomma Pisano subito dopo, diciamo che le due commissioni che ci sono già in atto sono quella di Livorno e quella di Pisa. Quella di Livorno ha fatto le prime sedute ad aprile, ma per dire la Confedilizia e l'ASPI sono riuscite a farle rinviare per ben 3 mesi, perché non volevano assolutamente. E poi naturalmente, volente o nolente, a giugno si è aperta la prima commissione ufficiale, ma è stata durissima. Allora, quello che voglio dire, ha ragione a dire che però poi alla fine bisogna trovare le case. Ora, in questo senso noi a Livorno abbiamo una situazione drammatica, perché siamo i primi in Italia per numero di strati. Guardate, noi abbiamo avuto 2000 strati di famiglie giovani con bambini nel giro di 2 anni e mezzo, che è una cosa pazzesca in una città che insomma non è una grande città. Cioè a Livorno non c'è più lavoro, punto. Non che c'è poco lavoro, non c'è più lavoro. Chiuso il porto in difficoltà, chiuso il cantiere, perché chiuse tutte le ditte a partecipazione statale, non c'è più tubo, ci sono piccolissime ditte che spesso chiudono 100, ne aprono 40, ne chiudono 40, ne aprono 30, ma insomma stanno le tutte. Allora, è evidente che, ripeto, però abbiamo lavorato, io credo, da tempo, insomma, abbastanza bene, per cui, per esempio, noi abbiamo 6 case popolari ogni 2 mesi, quindi 3 e 3, da dare proprio all'emergenza abitativa, cioè per gli strati in morosità. Abbiamo, ripeto, ottenuto che il Comune dia dei fondi per sistemare molto velocemente queste 100 case che non hanno grandi manutenzioni, sono piccole manutenzioni, però possono essere messe immediatamente sul mercato. E soprattutto abbiamo in commissione chiesto e ottenuto all'unanimità, e c'è anche il dirigente del prefetto della questura, che immediatamente l'assessora alla casa si mette in contatto con le assicurazioni, le banche, eccetera, eccetera, e chieda di avere a tutti gli appartamenti sfitti, vuoti, già degli enti, delle banche, eccetera, che chiaramente li vogliono vendere. Noi chiediamo che vengano dati alla commissione, in modo che la commissione possa avere altre case d'affitto sostenibile da dare. Ultima cosa, perché poi ripeto, a me interessa che sia chiara questa legge e come funziona. Io sono d'accordo sul fatto che, visto che hanno fatto un grandissimo regalo ai palazzinari, guardate, noi sostanzialmente le case della COP, delle COP, perché a Livorno le COP, e poi le COP, si va per dire, sono mica COP, sono praticamente palazzinari anche loro, solo che si chiamano così, grosse COP. Allora, in questo momento sono in difficoltà enorme, non vendono, c'è moltissimo sfitto, addirittura sono case a metà, cioè hanno sospeso perché non ce la fanno più, non c'è nessun compratore, in una zona dove non c'è lavoro chi compra e chi vende? No, sì, allora, a questo punto, bene, bisogna, io credo che localmente bisogna andare a individuare tutti questi palazzi o non completati o completati mai venduti, eccetera, di chiunque sia palazzinari, compra, e chiedere che, visto che chiediamo che il regalo sia ritirato, ma a maggior ragione se vogliono avere un minimo di esenzione devono darle ai comuni perché li affittino per l'emergenza abitativa, perché insomma se no veramente i regali cominciano a essere un po' eccessivi. Allora io credo che questo sia fondamentale. Nella richiesta nazionale di strati zero, certo, il blocco di strati va benissimo, però io sono d'accordo con Barack Obama, io credo che bisogna fare anche l'abolizione dell'affitto libero come richiesta. Poi il famoso 50% in meno, ecco, va bene così, capito? Va ribassato enormemente l'affitto, perché in un paese dove l'85%, ahimè, è una condizione disastrosa per
per quel che, come la vedo io, di proprietà privata non si può pensare di cavarsela unicamente, anche con un rilancio dell'edilizia pubblica che ci vuole, deve essere, non te la cavi più. Bisogna assolutamente intervenire sull'edilizia privata. Grazie.